tanti capiscono che valeva tanto di più di quello che loro avevano pensato. Ma purtroppo bisogna saperle prima queste cose, capirle prima, insomma. Io non so se qualche volta i Teramani non gli hanno dato qualche delusione. Io penso anche di sì. In ognuno di noi credo abbia lasciato qualcosa, perché Marco Pannella si è battuto per varie libertà, libertà civili ovviamente, con una fede, che è la fede religiosa di Marco Pannella. Prendeva il caffè sotto il caffè principale della nostra città, che è sotto i portici. Era lì, poi diceva a uno dei suoi collaboratori: chiamatemi il sindaco, e mi venivano a chiamare, io scendevo. Era sempre, come dire, un sottolineare quello che lui riteneva il sindaco dovesse fare, quindi questo era un rapporto, devo dire, molto bello. A me piaceva molto questo rapporto così anche diretto, perché poi Marco non usava mezze misure, era diretto, quello che ti doveva dire te lo diceva, anche con qualche, in maniera un po' forbita, ma questo però aveva più efficacia anche nelle persone che lo ascoltavano. Abitava a Roma, però tutte le settimane tornava a Teramo, aveva i nonni, gli zii, e lui, benché era più grande di noi, giocava con noi. Come se lo ricorda Marco? Sempre bravo, da piccolo fino adesso, perché quando ci incontravamo ci salutavamo, si parlava, era sempre una persona comunicativa con tutti, mai superbo, mai. Un uomo grande, è stato un uomo grandissimo, con delle intuizioni fantastiche, una semplicità, un uomo che non si è arricchito, anzi ha dato del suo, ha dato le sue proprietà al partito, alle cause, ai suoi ideali. Basta andare a risentire come Marco parlava di questa città per rendersi conto di quello che gli ha lasciato. Stiamo parlando di radici. Io credo che lui deve essere fiero dei Teramani come i Teramani possono essere fieri di lui.